Da decenni persone di tutti i paesi asseriscono di avere contatti con esseri provenienti da altri pianeti. Questa inchiesta riguarda il più emblematico dei contattisti, George Adamski. Noi non possiamo dire con certezza quanto le sue esperienze siano da considerarsi realtà, fantasia o semplice visionarietà mistica. Abbiamo raccolto ed esaminato attentamente tutto il materiale oggi a disposizione su di lui, tornando indietro nel tempo, intervistando i testimoni diretti e i più autorevoli esperti del caso Adamski. Nei primi anni 50, George Adamski, un americano di origine polacca interessato a tematiche legate alla filosofia tibetana e alla metafisica, dichiarò di aver visto e fotografato dozzine di UFO. In particolare, il 20 novembre 1952, Adamski si recò in California, nella zona di Desert Center, con altre 5 persone, per tentare un contatto visivo con i visitatori. Un UFO apparve e Adamski si separò dal gruppo per avvicinarsi all'oggetto discoidale che era sormontato da una cupola. Un giovane in una uniforme bruna con lunghi capelli biondi uscì da una gola e gli si avvicinò. I due iniziarono quindi a comunicare attraverso gesti. I compagni di Adamski osservarono a distanza l'incontro con dei binocoli e confermarono successivamente quanto era avvenuto in dichiarazioni giurate che qui riproduciamo. Appresi da un americano con il quale ero in contatto epistolare, Rick Williamson, che un suo amico era stato testimone di un'esperienza di contatto. Aveva assistito all'atterraggio di un UFO, nel corso del quale aveva ripreso delle istantanee semplicemente straordinarie. Gli risposi facendogli presente che stavo per scrivere un libro, per cui avrei gradito dare un'occhiata alle sue foto. Me le inviò tutte, accompagnate da una stupenda lettera nella quale mi concedeva di utilizzarle senza pretendere alcun compenso. Mostravano UFO ben diversi rispetto a quello che eravamo soliti pensare. Le sottoponemmo a diversi test di verifica, deducendone che ritraevano oggetti di grande dimensione e molto lontani dall'obiettivo e non semplici particolari di modellini sospesi a distanza ravvicinata. Era una persona estremamente cordiale che mi scrisse nuovamente riferendomi di aver preparato una relazione di quell'atterraggio e di essere intenzionato a pubblicarla. Il mio editore di allora, Warren Lowry, mi disse che se avessi pubblicato quelle immagini, nessuno poi avrebbe acquistato il libro di Adamski. Fissammo lo sguardo al soffitto e lui propose di unificare la pubblicazione. Disse, il tuo libro ed il suo come seconda parte. E io annuì, era una magnifica idea. Partii quindi alla volta degli USA. Era il 1953. Un'epoca nella quale non era possibile portare con sé del denaro fuori dall'Inghilterra. Finalmente incontrai questo straordinario personaggio. Abitava con la sua segretaria, Lucy McGuinness, e con tale Alice Wells in una piccola casa posta sulle pendici del Monte Palomar. Erano persone molto ospitali che si guadagnavano da vivere gestendo un ristoro nei paraggi. Adamski era un tipo a volte indisponente. Sembrava dilettarsi a sconcertarmi raccontandomi le cose più assurde, chiaramente lontane dalla verità, ma al tempo stesso egli in altre occasioni si rivelava in possesso di una saggezza estremamente profonda. Non era facile operare una distinzione. Come avete comunicato? Più o meno a gesti e telepaticamente, con la trasmissione del pensiero. Ma non parlava? Non quella volta, ma l'ho incontrato altre volte e ho constatato che parla correntemente l'inglese e altre lingue. Le ha detto da dove veniva? Sì, da Venere. Comunque ho incontrato altri esseri provenienti da altri pianeti. Adamski aveva detto che nel suo primo contatto aveva scattato delle foto purtroppo irreparabilmente danneggiate nel momento in cui si era avvicinato troppo all'UFO. Gli chiesi se avesse per caso ancora i negativi. Me li procurò. Erano completamente scuri. Tuttavia, se li alzavi così alla luce del sole, era possibile distinguere la sagoma dell'UFO, ma era necessaria molta luce. Di questo lui non si era accorto. E pertanto non avrebbe neppure potuto sapere che le proporzioni dell'UFO corrispondevano ad una perfetta sezione aurea.
e certi piccoli dettagli non gli erano mai prima saltati all'occhio. Interpellai allora le sue due assistenti, Lucy ed Alice, che mi confermarono sia l'incontro di Adamski con quell'extraterrestre e sia la partenza dell'UFO in un bagliore di luce. Ed anche la grande astronave madre, da lui descritta, che numerosi aerei da caccia inutilmente tentarono di inseguire, perché svanì in un secondo. 4 anni più tardi, il progetto governativo Blue Book confermò ufficialmente che un pilota dell'USAF, in quella stessa data, il 20 novembre 1952, aveva inseguito un UFO nel cielo di Desert Center, esattamente dove Adamski asseriva di aver avuto l'incontro con l'extraterrestre. Un aspetto che mi interessò particolarmente fu l'impronta della calzatura dell'extraterrestre trattandosi di un suolo roccioso. Chiesi ed ottenni da Adamski le opportune indicazioni per recarmi sul posto. Nel suo libro si diceva che il visitatore aveva raschiato con il proprio piede il suolo, imprimendo un'impronta sulla sabbia. Feci la prova. Sotto lo strato roccioso c'era della sabbia finissima, e così potei anch'io lasciare una perfetta impronta. Quindi era vero. In seguito Adamski dichiarò di essere stato contattato da extraterrestri viventi in incognito nell'ambito della società umana. Costoro gli avrebbero concesso di viaggiare nello spazio sulle proprie aeronavi, a bordo di un'enorme astronave madre sigariforme, egli avrebbe potuto vedere con i propri occhi lo spazio esterno e la Luna. Su queste sue incredibili esperienze Adamski scrisse un secondo libro, A bordo dei dischi volanti. Nel libro, che è del 53-54, Adamski riferisce delle cosiddette lucciole spaziali osservate dal finestrino dell'UFO. È un particolare confermato solo nel 1969 nella prima missione verso la Luna da John Glenn, il quale ricorse al medesimo termine per descrivere il fenomeno precedentemente osservato da Adamski. Mi disse che esistono 3 cinture di asteroidi: la prima che conosciamo, la seconda oltre Nettuno e la terza oltre Plutone. Adamski mi raccontò di aver visto a bordo dell'astronave madre un film proiettato, pur in assenza di uno schermo. Aveva visto uno di quelli che oggi definiamo ologrammi, che però all'epoca non erano stati neppure inventati. Nel materiale pubblicato da Adamski si trova una perfetta descrizione dell'effetto lucciole spaziali, di cui solo Glenn nel 1961 parlerà per la prima volta, e descrizioni del nostro sistema solare, composto non dai 9 pianeti a noi noti, ma da 12 corpi celesti, mentre a tutt'oggi gli astronomi ne hanno confermati 11. Adamski descrisse il buio dello spazio profondo in termini ben diversi da quelli che sul nostro pianeta si è indotti a pensare e che solo con le missioni spaziali troveranno conferma. Le sue rappresentazioni dello spazio cosmico, di un'atmosfera, nonché di nubi ed acqua sulla Luna, venivano esposte nei lontani anni 50, molto tempo prima che l'uomo sviluppasse il proprio programma di esplorazione spaziale. E tutto ciò parla indubbiamente da solo. Si potrà criticare tutto, ma non mi risulta che nessuno sinora sia stato in grado di spiegare come Adamski allora potesse conoscere tutto ciò. Oggi le foto NASA mostrano chiaramente la presenza di nuvole d'acqua sulla Luna, malgrado ufficialmente tale eventualità sia rigorosamente esclusa. Le ha presentate l'ex maggiore dell'aeronautica danese Hans Petersen, per anni in forza alla NATO danese, durante una conferenza a Washington DC nel 1995. Che mi sia concesso o meno affermarlo ufficialmente, ebbene si sappia che la scienza non dice la verità. Sono in possesso di fotografie della Luna, in una delle quali si vede chiaramente del vapore o fumo salire da un cratere. Ora, perché la cosa sia possibile, è di norma indispensabile la presenza di atmosfera, e pertanto questa deve esistere sulla Luna. Alcuni scienziati più aperti di altri loro colleghi sostengono che la Luna possiede un'atmosfera equivalente al 65-64% di quella terrestre. Per questo motivo è lecito pensare anche alla presenza di acqua. Ciò si nota chiaramente in una delle fotografie che ho ottenuto dalla NASA di quello che sembra essere una riserva artificiale sul suolo selenita.
E in un'altra foto, ripresa da Michael Collins nel corso della sua seconda orbita lunare, mentre stava presumibilmente sorvolando la medesima regione, si nota che l'immagine della riserva d'acqua in questione è come se fosse stata occultata o mimetizzata, per tenere all'oscuro il pubblico dalle evidenti prove a tal riguardo. In un'altra fotografia notiamo chiaramente la presenza di due tunnel, ossia non semplicemente aperture o squarci naturali nella roccia, ma di un'entrata squadrata, di origine artificiale, di fronte alla quale è visibile sulla sinistra una colonna simile ad un obelisco, anch'essa di evidente origine artificiale. Ma questo non è tutto. Gli ingrandimenti denotano la presenza di oggetti in movimento, il cui passaggio lascia delle tracce sul suolo. Secondo la NASA si tratta di rocce che rotolano giù da un pendio. Osservando però con attenzione le luci e le ombre di quest'immagine, realizziamo che le pretese rocce non precipitano, ma percorrono il pendio in questione in salita, e così via. Questo tanto per sottolineare come la scienza ufficiale si guardi bene dal dirci la verità sulla Luna. Nel mondo di oggi è di prassi la menzogna istituzionale, che purtroppo occupa un posto fondamentale nella nostra stessa vita. Ciò accade in virtù del fatto che i governi continuano a rifiutarsi di riconoscere ufficialmente la verità circa i contatti con i visitatori extraterrestri sulla situazione della Luna, diffondendo così false certezze. Ma da dove vengono questi esseri? Da Marte e Venere, secondo Adamski, un'eventualità categoricamente esclusa dalla scienza. Tuttavia, in un manuale edito dall'Accademia dell'Aeronautica Militare Statunitense, Introduzione alle Scienze Spaziali, si menziona testualmente la possibilità che gli UFO originino da pianeti del nostro sistema solare. Tale testo, inoltre, ci conferma che uno dei quattro gruppi di extraterrestri segnalati ancora testualmente presenta sostanziali similarità con l'uomo e che i contatti con queste entità possano avere avuto luogo segretamente. Civiltà aliene hanno veramente basi sulla Luna? Non possiamo rispondere. Lord Desmond Leslie ci fornisce un'altra spiegazione. Una volta discutendo con lui gli dissi: sono certo che questi venusiani sono entità eteriche, astrali, perché su Venere le temperature sono troppo elevate per consentire la vita. A che lui mi rispose: togliti dalla testa i fantasmi. Gli feci presente che neppure Cristo all'atto della risurrezione era uno spirito, ma a questo riguardo George non sentiva ragioni, quasi volesse evitare qualunque confusione. Tuttavia rimango del parere che alcuni dei suoi viaggi fossero astrali, così realmente vissuti, per dirla con San Paolo, da far perdere il discernimento dalla realtà. E infatti San Paolo dice: non so se mi trovavo dentro o all'esterno del mio corpo. Credo che la cosa più importante appresa da George Adamski è il fatto che noi terrestri non siamo così unici nell'universo. Secondo la sua visione, l'universo è un sistema popolato da esseri analoghi a noi, tante umanità situate su diversi stadi di sviluppo. Esistono infatti miliardi di pianeti, a loro volta orbitanti attorno a miliardi di soli, che compongono miliardi di galassie sparse in un universo del quale non conosciamo i confini. Per Adamski era ragionevole credere che ci siano altri pianeti abitati da esseri simili a noi. Ora, se ci limitiamo a considerare condizioni fisiche proibitive per la vita quale noi conosciamo, ad esempio su un pianeta come Venere, lo stesso si può dire di pianeti su altre dimensioni. George Adamski mi ha rivelato che ci sono vibrazioni, oltre quelle che ci sono familiari, vibrazioni che sono per noi realmente tangibili o tattili, comparabili, come lui diceva, alle vibrazioni della luce, il cui spettro, ultravioletto da una parte e infrarosso dall'altro, presenta vibrazioni centrali, ovvero quelle che conosciamo. Anche nell'atomo esiste uno spettro di tangibilità che si riscontra in tutto l'universo. Bene, mentre noi riusciamo a distinguere solo ciò che riconosciamo come terrestre, Adamski era cosciente della presenza di altre invisibili realtà tangibili,
con le quali l'uomo era già entrato in contatto. Questo si ricollega alla intera storia di molteplici tradizioni religiose che narrano di creature provenienti da altrove, creature ora angeliche, ora demoniache. L'universo è molto più complesso di quanto si possa pensare. E questo Adamski me lo aveva rivelato già molti anni orsono. I libri di Adamski vennero pubblicati in tutto il mondo e ben presto sorse una rete di collegamento costituita dagli estimatori del contattista polacco-americano, fra i quali si segnalò Hans Petersen. Convintosi della realtà del fenomeno UFO in seguito alle segnalazioni radar ed avvistamenti effettuati di persona e ai confronti dialettici con propri colleghi americani, Petersen conobbe Adamski quando organizzò per lui una conferenza a Copenaghen. L'incontro lo persuase della veridicità dei contatti di Adamski. Adamski decise di effettuare un tour all'estero e mi pregò di aiutarlo per la parte europea. Così visitò anche la Danimarca. Il giorno del suo arrivo andai a prenderlo all'aeroporto con mio figlio Lars. Conoscevo l'aeroporto alquanto bene, così ci fermammo presso un punto dal quale si poteva abbracciare con lo sguardo l'intera sua area. Il tempo era brutto ed il cielo nuvoloso. Tuttavia, mentre l'aereo si accingeva ad atterrare, notammo che era tallonato ad una distanza di soli 20-30 metri da un disco volante. Appena atterrato l'aereo, il disco cessò l'inseguimento e scomparve fra le nuvole. Incontratomi con George, 10 minuti più tardi, gli riferì dell'oggetto avvistato dietro il suo apparecchio ed egli mi rispose semplicemente: «Ah, quei ragazzi non fanno altro che seguirmi». Gli avevamo riservato molto discretamente una stanza in un piccolo hotel nella zona del porto di Copenaghen, un posto tranquillo dove nessuno avrebbe disturbato il suo soggiorno. Giunti in albergo nel tardo pomeriggio alla reception, un impiegato ci disse che un giovane passato di lì poco prima aveva chiesto di Adamski. Non sapevamo chi fosse e notammo che George sorrideva. Disse quindi: «Lasciatemi riposare un attimo e venitemi a prendere verso le 6. E così facemmo. Trattandosi di un hotel de modè, vi era un sistema di porte a doppio battente, una di accesso al corridoio della camera ed un'altra con la quale si accedeva alla medesima. Fra queste, pertanto, c'era uno spazio intermedio. Quando ritornammo per prendere l'amico, scoprimmo una lettera posta fra le due porte. Sulla busta c'era il nome di Adamski ed il contenuto della missiva lo sconsigliava a proseguire il proprio viaggio verso la Finlandia per via di non meglio precisate difficoltà che egli avrebbe incontrato. Dato il tono dell'avvertimento, George mi confessò che ben difficilmente vi si sarebbe recato. Da parte mia lo pregai di riflettere. In fin dei conti poteva benissimo trattarsi di una semplice presa in giro. L'indomani alle 10 ricevetti una sua telefonata con la quale mi comunicava di aver incontrato la mattina stessa un extraterrestre, un venusiano che gli avrebbe affidato un pacchetto da consegnare al Papa a Roma. Per questo motivo egli asseriva che non intendeva più recarsi in Finlandia o in Germania. Per favore, mi disse, fai i preparativi per me. Mi diedi da fare in proposito. Nel frattempo, il nostro gruppo a Copenaghen cominciava ad essere un po' scettico in merito all'incontro di Adamski con l'uomo spaziale. Alcuni allora decisero di fare una passeggiata al porticciolo, dove incontrarono un signore anziano che era solito pescare ogni mattina. Gli chiesero se quella mattina avesse notato niente di strano e se avesse parlato con qualcuno, e lui rispose: «No, anzi sì, ho parlato con un signore americano, molto simpatico. E poi è arrivato un giovane e si sono allontanati insieme». Adamski giunse a Londra. Precedentemente era stato a Roma. Egli stava intraprendendo una tournée europea, nel corso della quale aveva incontrato anche la regina d'Olanda. Durante questa visita si verificarono degli inconvenienti. Ad esempio, quando alcuni studenti tentarono a più riprese di disturbare una delle sue conferenze.
Il giro era stato organizzato da Lutz Instang, nipote di Carl Gustav Jung. Rientrato da Roma, Adamski volle trascorrere un paio di giorni in nostra compagnia per distendersi un po'. Io pensavo a tenere i giornalisti alla larga. Un giorno affittammo una barca per fare un giro lungo i Tamigi e fu allora che notai come, per pagare il conto, egli avesse estratto dalla tasca una moneta d'oro e disse con un tono un po' laconico: «Nessuno mai mi separerà da questa piccola cosa». Gli chiesi che me la mostrasse e George me la porse. Era una medaglietta sulla quale era impressa l'effigie di Papa Giovanni XXIII, che in quei giorni era morente. Mi riferì di averla ricevuta dal Papa in occasione dell'incontro che egli asseriva di avere avuto con lui a Roma. Io risposi che, date le sue condizioni, nessuno avrebbe avuto il privilegio di incontrare il Papa, che gli avrei creduto di più se mi avesse raccontato di un giro in bicicletta fra gli anelli di Saturno. George rispose piuttosto contrariato: «Io invece l'ho incontrato davvero. E in quell'occasione gli ho consegnato un pacchetto sigillato ricevuto dagli uomini dello spazio». Aggiunse che aveva atteso quell'evento per tutta la vita ed aveva pregato perché accadesse. Gli chiesi cosa contenesse il pacchetto e mi rispose di non saperlo. Per quanto riguardava Papa Giovanni, stando a quanto aveva constatato personalmente, si disse certo del buono stato di salute del pontefice. Quando il giorno dopo, una domenica, i giornali diedero notizia della sua morte, George esclamò: «Quei bastardi lo hanno ucciso». Ora, e questa è un'ulteriore prova alquanto interessante, negli anni successivi il medico personale di Papa Giovanni riferì che il pontefice soffriva di una particolare forma tumorale, il cui stadio terminale trasmette nel paziente una sorta di apparente miglioramento dello stato fisico e psicologico, preludio del collasso definitivo. E questo quadro clinico corrisponde in pieno a quanto Adamski riferisce. Telefonai quindi a Lutz Instag, pregandola, avendo lei accompagnato Adamski in quel viaggio, di raccontarmi se avesse o meno incontrato il Papa. Lui rispose che ne sapeva quanto me e ripercorse i momenti di quella giornata. Partimmo alla volta di Città del Vaticano. Giunti a Piazza San Pietro, lui indicò un prelato dicendo: «Ecco, quello è il nostro uomo». Si trattava probabilmente di un vescovo o di un monsignore. George si diresse verso di lui e si abbracciarono come vecchi amici. Poi entrarono dall'ingresso privato della basilica. Un'ora dopo lo vedemmo uscire raggiante di gioia. «Fantastico», urlava. «L'ho visto, ho incontrato il Papa e gli ho consegnato il messaggio». Lui quindi proseguì: «Se si è inventato tutto, è stata un'interpretazione da grande attore. In vita mia non ho mai visto un uomo così genuinamente pervaso di gioia». Senza contare che trascorsero alcuni giorni prima che ci facesse menzione della medaglietta datagli dal pontefice. Ora, se si fosse trattato di una frottola, non si sarebbe comportato in modo così riservato. Avrebbe invece subito esibito ai quattro venti un souvenir tanto speciale. A suo tempo ero stato compagno di studi di Basil Hume, oggi cardinale. Dormivamo nella stessa camerata ed eravamo buoni amici. Si trattava pertanto della persona ideale cui chiedere un parere. «Senti un po', Basil», feci. «Secondo te dove si può comprare questa medaglietta con l'effigie di Papa Giovanni XXIII?» E Hume rispose: «Da nessuna parte. Si tratta di una onorificenza che il Papa conferisce di persona». «Come mai questo Adamski ne possiede una? Deve essere una persona molto speciale». Venni poi a sapere da alcune guardie svizzere che Papa Pacelli Pio XII avrebbe avuto un contatto nei giardini vaticani con due esseri angelici o venusiani che gli dissero che il futuro sarebbe stato stupendo. Adamski ebbe modo di entrare in contatto con i grandi della Terra riuniti sotto l'egida dell'ONU. George visitò in diverse occasioni la sede delle Nazioni Unite e, su invito di U Thant, l'allora segretario generale, in un'occasione vi trascorse un'intera giornata ed incontrò,
così mi disse, molte persone davvero importanti. Un giorno George Adamski mi rivelò di avere accesso presso qualunque ministero di Washington e a questo proposito mi mostrò uno speciale passi di riconoscimento. Si trattava di un tipo di documento a me alquanto familiare, avendo a suo tempo lavorato per un dipartimento del governo americano nel periodo fra la mia specializzazione in fisica all'Università di Rochester e più tardi il mio inserimento presso la Eastman Kodak. George era alquanto abile a tenere i segreti per sé. Era di grande integrità morale, ma molto combattuto. Se il governo gli chiedeva espressamente di non parlare di un determinato argomento, egli non si atteneva a tale ordine, mentre le cose cambiavano quando il medesimo invito gli veniva rivolto da un essere spaziale. Non era facile per lui. Giunse al punto di dirmi: il mio cuore è un cimitero di segreti. Non mi addentrerò nei dettagli, ma va menzionato un altro episodio. Ad un certo punto Adamski avrebbe lasciato la Terra per un paio di giorni per visitare un altro pianeta. Venni informato del suo viaggio e al suo ritorno lui stesso mi chiamò al telefono e mi annunciò che era in procinto di recarsi a Washington per consegnare un messaggio al presidente. Aggiunse di non potermi dire in che cosa consistesse tale messaggio, il cui contenuto a suo dire sarei stato comunque in grado di desumere esaminando gli eventi politici sulla scena internazionale che nel corso dei mesi successivi avrebbero avuto luogo. Segui bene quanto accadrà di qui a un anno e capirai, mi disse. L'anno seguente si verificò infatti la crisi cubana, al cui riguardo dobbiamo obiettivamente riconoscere che se il presidente Kennedy non l'avesse affrontata e risolta come di fatto fece, essa avrebbe trascinato il mondo alla terza guerra mondiale. Final analysis. Our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal. Tutto ciò si inserisce in uno scenario per me molto chiaro, nel quale si posiziona la figura di George Adamski, un uomo molto speciale, che diceva la verità. E tutti i più potenti uomini dell'epoca sapevano che diceva la verità. Quali sarebbero i motivi per questo cover-up cosmico? Perché i governi occultano il problema UFO ed extraterrestri? Quali sono le ragioni dei governi? Semplice paranoia. Perché il contatto implica una nuova concezione dell'energia, un'energia libera rispetto al monopolio delle industrie petrolifere ed aerospaziali e automobilistiche. Loro sanno di che risorse alternative si tratta, ma non vogliono mollare la presa. E quando le materie prime saranno esaurite, queste industrie usciranno fuori e diranno: ecco la nuova energia, l'abbiamo inventata noi. I governi avrebbero troppo da perdere sul piano politico ed economico se l'esistenza degli extraterrestri venisse resa nota. I principi propulsivi degli scafi alieni si basano sull'energia elettromagnetica. Si tratta di energia libera che scorre da pianeta a pianeta e non comporta alcun costo economico. Con l'energia libera non esisterebbero bollette della luce e non si avrebbe più bisogno di benzina per la propria auto. Ma il nostro mondo, la nostra società, sono fondati sul consumo di petrolio e benzina. Di fronte all'esaurimento di questi prodotti, l'intero sistema precipiterebbe nel caos e coloro che detengono le leve del comando non sarebbero per nulla intenzionati a correre un simile rischio. Ma ci sono anche motivi di natura religiosa. Basti pensare alle religioni che dicono che lì fuori non c'è nulla. Qualora dovesse essere ufficialmente riconosciuto che la vita è una manifestazione universale, dovremmo necessariamente rivedere alcuni dogmi. E noi siamo troppo conservatori e poco propensi a mettere in discussione i nostri schemi di pensiero e al cambiamento in generale. È quanto balza agli occhi guardando al clima politico degli Stati Uniti di oggi. Glenn Stecklin, pilota di linea di una compagnia americana, si è a lungo occupato del movimento contattistico americano. Figlio di immigrati tedeschi proprio come altri della cerchia di Adamski, Stecklin fu testimone di avvistamenti e di contatti UFO. Le mie esperienze ufologiche con George Adamski iniziarono nel 63, quando i miei genitori lo incontrarono per la prima volta
per poi frequentarlo sempre più assiduamente a casa di Madeleine Rodefer a Silver Springs, in Maryland, e a casa nostra ad Alexandria, in Virginia. L'incontro con Adamski era stato preceduto dall'avvistamento di un oggetto a cupola che coinvolse la mia famiglia a Washington. Quindi prendemmo a frequentarci e trascorremmo insieme sulla East Coast gli ultimi 2 anni della sua vita. Passai molto tempo con lui dai Rodefer, mentre i miei genitori e la signora Rodefer preparavano una serie di conferenze da tenere a Washington. Ho pertanto un ricordo molto vivido di Adamski, degli avvistamenti che avemmo con lui a Silver Springs e di diversi altri avvistamenti antecedenti al famoso filmato Rodefer, 2 mesi prima della sua morte, ed ho assistito di persona ad alcuni suoi incontri. Quando ci trasferimmo a Denver, Colorado, contattammo Adamski, dicendogli che ci saremmo ben presto spostati a Washington D.C. e se lui avesse tenuto conferenze in quella zona, lo avremmo ben volentieri potuto incontrare di persona. Ci rispose subito pregandoci di contattare a nostra volta a Washington una signora che aveva il nostro stesso desiderio. Fu così che incontrammo Madeleine Rodefer, con la quale facemmo amicizia. In compagnia della signora Rodefer e di Adamski, io ebbi il privilegio di vedere in numerose occasioni, più di quanti avremmo allora potuto immaginare o sia ancora possibile credere, degli oggetti volanti alieni, i cosiddetti ricognitori. Egli uscì di casa e vide da alquanto vicino un ricognitore extraterrestre che mostrò a mio marito e a me. Ciò accadde poco prima della sua morte. Sedevamo assieme in cucina. Era sera e ci sentimmo improvvisamente sopraffatti da un indefinito e sconfinato sentimento di amore. Non si trattava di amore passionale o emotivo. L'intera stanza venne inondata di luce. Uscimmo e guardammo verso l'alto. Questa meravigliosa nave spaziale era sospesa a pochi metri dal suolo. Se ne poteva vedere l'interno attraverso gli oblò. Era lo spettacolo più straordinario che avessi mai visto. E questo sentimento ci accompagnò per molte settimane. L'episodio più spettacolare ebbe luogo il 26 febbraio 1965. In quell'occasione Madeleine Rodefer, impiegata del governo americano, facente parte della cerchia di amici di Adamski, fu testimone di un'esperienza di contatto nel corso della quale Adamski riprese immagini a distanza ravvicinata dell'astronave aliena con la propria cinepresa. Lo incontrammo per la prima volta nel marzo del 64. Avevo organizzato una conferenza per lui al City Center e diventammo amici. Questo rapporto durò 1 anno e 1 mese. Era l'ultimo anno della sua vita. Ci venne a trovare in più occasioni dalla California per ben 5 volte, pur non essendo sempre nostro ospite. Il 26 febbraio, verso le 8 del mattino, mentre io ancora dormivo, ebbe luogo in casa nostra la visita di uno dei suoi amici dello spazio. Svegliatami, egli mi esortò a predisporre subito la cinepresa, che avremmo dovuto usare più tardi. Naturalmente, se avessi immaginato che una nave si sarebbe avvicinata così tanto a noi, evoluendo praticamente quasi sopra il mio giardino, avrei preparato anche una fotocamera Polaroid o un'altra macchina fotografica. Insomma, Adamski mi aiutò a caricare la mia cinepresa Bell & Howell da 8 mm, tenendo pronta anche la sua Kodak.
Restammo in attesa. Loro non gli avevano detto a che ora sarebbero arrivati. Solo nel primo pomeriggio, intorno alle 15:30, notammo qualcosa in lontananza. Andammo nella sala da pranzo e, affacciatici alla finestra, vedemmo gli oggetti che si avvicinavano. In quel momento, tre suoi amici bussarono alla nostra porta. Adamski uscì e gli dissero: «Preparatevi a filmare, stanno arrivando». Tale, infatti, era il rapporto confidenziale che egli aveva stretto con quegli esseri. Comprendo come tutto ciò sia arduo da credere, ma loro avevano l'aspetto di comuni americani. Uno aveva capelli bruni, un secondo scuri e un terzo grigi. Avevano parcheggiato la propria auto qui sulla strada, che penso fosse una Oldsmobile, non so bene di che anno. E a quel punto arrivò la nave spaziale. Mi ero fratturata la gamba un mese prima, a seguito di una caduta in camera da letto. Potevo camminare, ma l'ingessatura mi creava un po' di problemi. Usciti sulla veranda, Adamski voleva che iniziassi a filmare. Gli dissi: «George, non ce la faccio da sola. Sento le gambe malsicure». Avevo ricevuto quella cinepresa in regalo solo 2 mesi prima da mio marito, per Natale, e ancora non ero pratica. Così Adamski la prese e iniziò a girare. Io me ne stavo lì a osservare, non perdendo un secondo di quello che accadeva. Lo spettacolo durò 10 minuti in tutto. Loro non atterrarono né scesero dall'astronave, ma si poteva notare la presenza di persone attraverso gli oblò. Effettuarono più manovre avvicinandosi a noi e in quegli istanti rallentando il movimento oscillatorio del velivolo, che produceva un sommesso ronzio. L'astronave era di forma circolare e presentava 3 sfere d'atterraggio nella sua parte inferiore che di volta in volta rientravano e fuoriuscivano dal basso dello scafo. Gli extraterrestri spiegarono poi ad Adamski che le sfere assolvevano ad una funzione stabilizzatrice del mezzo in volo e che la nave poteva atterrare nel momento in cui le 3 sfere erano estratte, mentre in volo una restava interna e le altre 2 esterne. Il rumore era un ronzio non molto pronunciato e simile a quello di certi motori. L'oggetto era di colore blu, fra il blu reale e il blu porpora. Era un bellissimo blu. L'oggetto era perfettamente circolare e il suo movimento creava una sorta di distorsione sull'immagine registrata nel filmato, deformandola. In parte in modo accentuato, lateralmente. Loro consentirono la ripresa di questo film per agevolare gli sforzi del nostro amico Adamski, volti a convincere i potenti della Terra della necessità di riconoscere ufficialmente la realtà delle visite provenienti dal cosmo. Si trattò pertanto di un volo dimostrativo. Volevano che, rendendo note quelle riprese, venisse palesata la straordinaria capacità di manovra dei propri velivoli. Fermo restando che negli archivi dei nostri governi esistono filmati ancor più significativi, dei quali tuttavia la gente viene tenuta all'oscuro. Mostrare quelle immagini significava rompere questa cortina di silenzio. Ecco lo scopo dei visitatori. William Sherwood, fisico ottico presso la Eastman Kodak, uno dei padri delle ricerche in campo fotoelettrico e degli impieghi nell'industria ottica, analizzò il filmato della Rutherford nei laboratori della Eastman Kodak a Rochester, New York. Ho analizzato il filmato fotogramma per fotogramma in tutto 182 frames. Attraverso l'ingrandimento dei fotogrammi abbiamo cercato tracce di doppia esposizione e di tutto quello che si può trovare nei fotomontaggi. Abbiamo controllato le circostanze in cui le riprese erano state effettuate, la distanza della camera dall'oggetto,
Le misure, cioè le dimensioni dell'oggetto che non conoscevamo, sono state desunte dai fotogrammi, dall'apertura focale della cinepresa e dalla distanza da cui l'oggetto era stato ripreso. Calcolando l'estensione del ramo dell'albero rispetto all'oggetto direttamente sul posto, a casa di Madeleine, abbiamo derivato i parametri esatti della dimensione dell'oggetto. Un diametro nell'ordine di 27 piedi, circa 9 metri. Ricordo perfettamente che usammo una formula triangolare. L'apertura focale della camera era 9 mm, la distanza 90 piedi, la misura dell'immagine 2,7 mm. Quindi la misura dell'oggetto era 27 piedi. E questo è un dato riscontrato anche in uno studio pubblicato da Timothy Good. In più, impiegammo tutte le strumentazioni allora disponibili presso i laboratori della Eastman Kodak, come densitometri, fotometri, proiettori di ogni tipo, le apparecchiature elettroniche più avanzate, telefotometri e il microscopio elettronico del nostro reparto di ricerca. Tutto portò alla conclusione che l'oggetto nel film era reale e di natura sconosciuta, non un modellino, ed era stato ripreso esattamente come la Rodfer ci aveva riferito. Sentiamo il parere del colonnello Coleman Fonkevicki, fondatore del Dipartimento Audiovisivo presso lo Stato Maggiore dell'Esercito Reale Ungherese e esperto cinematografico presso la United Artists e per il Dipartimento Audiovisivi dell'ONU. Il breve filmato in 8 mm di Madeleine Rodefer, che mostra un oggetto volante sconosciuto evoluente sopra gli alberi di fronte alla casa di lei, è autentico. Sono stato di persona sul posto ed ho verificato le varie distanze rispetto al volo di quegli UFO, nonché le relative condizioni ambientali. E tutto mi porta ad escludere categoricamente l'ipotesi del falso in merito a questa sequenza cinematografica. Madeleine Rodefer è stata a suo tempo impiegata come segretaria ospedaliera e come infermiera presso l'aeronautica militare statunitense ed ha presentato tale filmato agli esperti del Blue Book. Se si fosse effettivamente trattato di un falso, non penso che essa avrebbe osato tanto in presenza degli esperti governativi, militari e del progetto Blue Book, personale estremamente esperto nel settore degli audiovisivi, sia nel campo cinematografico professionale, sia soprattutto per quanto riguarda riprese amatoriali. Anche Bob Exler, un ingegnere di robotica specialista presso il Goddard Space Center della NASA a Greenbelt, Maryland, è convinto dell'autenticità del filmato Rodefer. Egli ritiene che le caratteristiche dell'oggetto ripreso rivelino la presenza di un campo di energia in grado di assicurarne la manovrabilità, indipendentemente dalla forza gravitazionale terrestre. I singoli fotogrammi del filmato da me analizzato evidenziano qualcosa di assolutamente invisibile ad occhio nudo. Si tratta di una specie di nebbia, di offuscamento, che circonda la nave spaziale e che è solo a quest'ultima peculiare, non essendo cioè riscontrabile, ad esempio, sugli alberi circostanti, perfettamente a fuoco e con un contrasto molto nitido nel contesto complessivo dell'immagine. Ci siamo naturalmente chiesti se ciò potesse essere indizio di una doppia esposizione, tecnica peraltro ben difficilmente realizzabile in un film. In questo caso è piuttosto interessante il fatto che l'UFO in sé presenti zone di contrasto alquanto nette e ben definite, che rivelano la presenza di finestrini posti in corrispondenza della cupola e di una debole sorgente luminosa nella parte inferiore dello scafo.
Quest'ultima non è affatto riconducibile ad un riflesso esterno, ma è proprio una caratteristica intrinseca dell'oggetto. Questa fu una constatazione molto importante, in quanto implicava la presenza di una fonte di energia possibilmente collegata al sistema propulsivo del velivolo spaziale e che era responsabile del leggero effetto rosseggiante individuabile sulla sua parte inferiore, nonché della nebbia che esternamente lo circondava. Si trattava inequivocabilmente di un fenomeno da irraggiamento luminoso, paragonabile all'effetto Fata Morgana che constatiamo in estate viaggiando sull'autostrada, allorquando una leggera foschia prodotta dal calore si leva dall'asfalto. Se fotografiamo in tali condizioni la superficie stradale, otterremo un'immagine complessivamente indefinita. E questo corrisponde perfettamente a quanto notiamo nel filmato. Da tutto ciò abbiamo dedotto che, primo, l'oggetto volante era di natura tridimensionale. Non si trattava cioè di qualcosa artificialmente proiettato sul preesistente contesto dell'immagine, il che conferisce al filmato estrema attendibilità. Secondo, siamo in presenza di una tecnologia che produce la propulsione di cui lo scafo si avvale. Non è il coperchio di un bidone gettato in aria o tenuto a bella posta sospeso, come pretestuosamente insinuato da qualcuno. Visti i primi risultati, studiando fotogramma per fotogramma il movimento e le caratteristiche dell'oggetto, sono giunto alla conclusione che le immagini ravvisavano una non meglio identificata distorsione, ovvero l'oggetto cambiava forma, non nel complesso della sagoma, ma in alcune sue componenti. Poteva trattarsi di una specie di illusione ottica indotta dal tipo di sistema propulsivo del velivolo, ossia di un effetto che insorgeva ogni qualvolta si librava in sospensione, interagendo con la forza gravitazionale terrestre, oppure di un meccanismo. Si nota, infatti, che le sfere poste nella zona inferiore dello scafo entrano e fuoriescono alternativamente alle trasformazioni interessanti la sua intera parte destra. Ritengo pertanto che tutti questi aspetti tecnici, globalmente considerati, depongano molto più eloquentemente di ogni altro, addirittura ancor più delle stesse testimonianze della Rodfer e di Adamski, quest'ultima resa poco tempo prima della propria morte, a favore dell'autenticità di questo documento. E che sia giunto il tempo che ricercatori, animati da genuino interesse per la storia e per la verità, rivalutino complessivamente il caso del contattista polacco-americano. Perhaps some researchers of historical value would probably want to go back and take a much closer look at the George Adamski case in its entirety. Sin troppi sono stati i tentativi di gettare discredito sulla vicenda Adamski. Tutti comunque hanno fallito. Cominciavano puntualmente con l'attaccare le sue fotografie, affermando che i ricognitori ivi raffigurati fossero in realtà dei piccoli frigoriferi portatili. E ciò venne confutato. Affermarono quindi che essi fossero dei modellini, ed anche questo venne confutato. Vennero eseguite proiezioni ortografiche di detti oggetti e tutte le più moderne analisi al computer. Le foto di George Adamski sono state nel corso di questi 50 anni indagate più a fondo di qualsiasi altra immagine di UFO ed hanno completamente superato ogni tipo di esame. Perché allora, secondo lei, il caso Adamski continua ancora al giorno d'oggi ad essere aspramente messo in discussione? Adamski si faceva portatore di idee non proprio popolari agli occhi della comunità ufologica. In primo luogo, egli non credeva alla medianità o al misticismo, ambiti completamente diversi rispetto a quello ufologico. Era un uomo profondamente convinto del significato della vita e che si rifiutava di ritenere che le proprie azioni dipendano dalle stelle, dal futuro o comunque da qualcosa di esterno all'individuo. È sempre stato, in qualsiasi situazione, responsabile delle proprie azioni. Per via di queste convinzioni che egli apertamente esternava, il suo nome non gode di eccessiva reputazione presso molti ufologi. Adamski dunque non venne attaccato dalle autorità, ma dagli stessi appartenenti alla comunità ufologica, i quali si sentivano in qualche modo minacciati dalle idee che egli diffondeva. Nel settembre 67 Stechlin ebbe uno spettacolare avvistamento UFO. In 1967...
Nel 1967 ero in viaggio con mio padre e mia madre in Germania per una serie di conferenze. Mentre eravamo in treno tra Mannheim e Francoforte, vedemmo, insieme a tutti gli altri passeggeri, un'armata di navi spaziali solcare il cielo proprio sopra di noi, ad un'altezza di circa 3.400 metri, e quindi scomparire. Il grappolo di UFO seguiva la ferrovia. Mio padre poté riprendere con la sua cinepresa ad 8 mm una sequenza che mostra la formazione di UFO. I dischi appaiono in cielo e poi svaniscono. Al passaggio del treno si vede chiaramente che gli oggetti si trovano sullo sfondo del paesaggio circostante, dietro gli alberi che costeggiavano la ferrovia. Questo rende il filmato ancora più interessante. Il giorno dopo, la notizia campeggiava sui quotidiani di quella regione tedesca. Ecco alcuni dei filmati di George Adamski. Questo fu ripreso in Messico, mostra una nave spaziale sigariforme sospesa sopra la strada. Adamski girò questo film attraverso l'oblò di un'astronave, esso mostra un disco bianco in orbita attorno alla Terra. In un altro filmato proveniente dal Messico, un luminoso disco telemetrico si muove seminascosto attraverso la vegetazione ed oltre gli alberi si riesce a distinguere la cupola di un ricognitore atterrato. Che stesse dicendo la verità è fuori di dubbio, perché la conferma mi è venuta dai miei avvistamenti personali. George vide un numero molto elevato di oggetti di varie misure, dalle minuscole sonde di rilevamento, non più grandi di una palla da tennis, ai dischi ricognitori con equipaggio composto da gente come noi e da due piccoli robot. E poi le astronavi madri, il dispiegamento di dischi nell'atmosfera terrestre e oggetti capaci di entrare e uscire dall'acqua senza produrre alcun tipo di interferenza sulla superficie dell'acqua, in grado quindi di immergersi non generando onde, come negli effetti speciali cinematografici. Nel corso degli anni ho visto i piccoli ricognitori, i dischi con piloti umani, le astronavi madre e due atterraggi. Nulla di quello che ho personalmente sperimentato differiva da quanto George Adamski ci ha relazionato. Quindi per me non c'era e non sussiste alcun problema in merito alla veridicità di quanto ha affermato Adamski. Astronavi di modello adamskiano furono osservate e fotografate in tutto il mondo, in Giappone, Messico, Sud America, Gran Bretagna e in molti altri paesi. Astronavi madre e sigariformi sono state avvistate con una certa frequenza. Questo film venne ripreso su Rhode Island nel 67. Questa foto venne scattata in Texas nello stesso anno. Qui invece siamo in Russia, sul lago Onega, nel 78. Questi due filmati vennero girati nel 1980 nel cielo di Hagen, sul bacino della Ruhr in Germania. Questo filmato, ufficialmente rilasciato dall'Agenzia Spaziale Russa, venne ripreso nel giugno del 1992 da cosmonauti della stazione orbitale Mir. Un oggetto identico fu fotografato nel giugno del 66 dall'astronauta americano McDivitt a bordo della Gemini 4. Questo video venne girato nel luglio del 95 in Messico, nei pressi del vulcano Popocatépetl. Questa astronave a forma di sigaro fu ripresa da Tim Edwards di Salinas, Colorado, nel settembre del 95. Gli esperti che hanno analizzato questo video sono giunti alla conclusione che le misure dell'oggetto superano il mezzo miglio di lunghezza. Si noti che la nave madre è circondata da piccoli velivoli luminosi. Ma torniamo ad Adamski, lasciando la parola ancora una volta a Lord Desmond Leslie.
Due anni dopo il primo contatto di Adamski, un UFO atterrò nella zona di Cumberland, nel Lancashire, la pianura posta sulle rive del lago Coniston. E due ragazzi, Stephen Derbyshire e suo cugino, riuscirono a scattare due fotografie. Nella seconda istantanea, l'immagine dell'UFO che partì con un'accelerazione fulminante risulta distorta. È lo stesso effetto che caratterizzerebbe l'immagine di una pallina da golf ripresa nel momento in cui essa viene lanciata. Apparentemente è incurvata, ma si tratta solo di un effetto della registrazione della particolare posa della pellicola. Confrontammo le istantanee con una proiezione ortografica dell'UFO fotografato da George Adamski e risultarono perfettamente identiche. Nel 1963, durante una sua visita, Adamski ci parlò di un notevole numero di uomini dello spazio che egli affermava essere presenti in Europa. 15 si trovavano in Scandinavia. Di tale comunità, alcuni si soffermerebbero per lunghi periodi, altri per breve tempo. Apprendemmo successivamente che tali esseri sarebbero particolarmente attivi nelle regioni della Svezia. Due giorni prima avevo tenuto una conferenza per la CIT, una società presso le Nazioni Unite. Ed una settimana prima della mia partenza da New York, gli uomini dello spazio, insediati in Svezia, mi inviarono un messaggio da rivolgere alle Nazioni Unite e dai principali capi di Stato di tutto il mondo, tramite un loro contatto svedese. Il messaggio era il seguente: loro sono già qui fra noi e continueranno ad esserlo, ma la massa della gente ne è completamente all'oscuro. Il loro aspetto è estremamente simile al nostro, così possono vivere ed operare perfettamente mimetizzati nella nostra società. Queste creature sono interessate alla nostra evoluzione come razza e come società. Li preoccupano non poco le nostre azioni ed i nostri comportamenti in relazione all'habitat della Terra, l'unico posto dove attualmente l'uomo può vivere, contrariamente a loro, che sono in grado di viaggiare di pianeta in pianeta. Recano con sé un messaggio di pace e di senso di comprensione della vita. La loro attività non ha nulla a che fare con la paura, con le temute manipolazioni dello spirito umano, né con progetti di invasione del nostro pianeta. Provengono da mondi di gran lunga migliori e sinceramente non vedo perché possano avere bisogno del nostro. Ci visitano da millenni. La nostra civiltà non appare molto ricettiva nei confronti di questo concetto di pace universale. Siamo aggressivi. Per secoli abbiamo mandato la gente al rogo. Li abbiamo screditati o mandati a morte. E francamente, al loro posto, esiterei non poco ad avere rapporti con una civiltà così instabile. Ecco perché possono aver deciso di vivere in incognito fra di noi, limitandosi ad entrare in contatto con singoli individui o singole istituzioni accuratamente prescelti. La morte colse George Adamski il 23 aprile 1965 in seguito ad un attacco cardiaco. Il suo corpo venne sepolto nel cimitero di Arlington, il cimitero degli eroi a Washington D.C., vicino alla tomba del presidente John Fitzgerald Kennedy. Ma Adamski vive tuttora indimenticato nel cuore dei propri amici e proseliti, che in lui vedono non una persona comune, bensì un uomo cui era stata affidata una missione. Nel corso del nostro ultimo incontro, poco prima che ci lasciasse, ad un certo punto si tirò sulla camicia e mi mostrò il suo ombelico. Incredibile, l'ombelico non c'era. Al suo posto invece spiccava una specie di cicatrice a forma di stella, con i raggi incisi profondamente nella carne. E esclamai: «A come diavolo ti sei fatto una cosa simile?» Rispose: «Non lo so. Ci sono nato, è stato sempre così». Allora gli chiesi: «Senti George, ma tu chi sei veramente?» Disse: «Non lo so,
Ma vedi, io non ricordo nulla della mia infanzia, sino all'età di 4 anni, quando i miei genitori emigrarono dalla Polonia e arrivarono in America. Mi raccontarono che mentre erano in attesa della nave al porto con un bambino di nome George Adamski, un uomo misterioso si avvicinò, prese il bambino e si allontanò con lui, tornando dopo alcuni minuti. Ma il bambino che restituì loro era un bambino diverso. La vita di George è stata caratterizzata dalla sua particolare ricezione di un pensiero, di un messaggio e di possibili contatti di cui aveva già parlato a partire dagli anni 30. I suoi avvistamenti risalivano a molto tempo prima delle sue osservazioni e fotografie della fine degli anni 40. Quindi, perché no? Perché George e non altri? Lui fu scelto perché incarnava perfettamente ciò di cui avevano bisogno. Era una garanzia di fronte alla responsabilità di un simile compito. Thank you.